Sarà un bel viaggio insieme, però tu lo sai, no? Tutti i nostri ospiti prima di partire devono sottoporsi ad una prova. Oggi prepariamo un buon mate. Qui abbiamo gli ingredienti che ci servono per farlo. Ovviamente il mate, poi abbiamo qui la bombilla, qui dentro c'è la erba, qui abbiamo il termos. Mi raccomando, questo per favore è azzurro e questo per non sporcarsi. Primo passo, buttiamo la erba sul mate e si lascia un po' nel buco. Ora con la bombilla la sposto e lascio il buco per l'acqua che abbiamo qui nel bicchiere. E ora si lascia un pochettino riposare, che la erba deve crescere un po'. Cerchiamo di accomodarla un po' e adesso con l'acqua calda a cavo bollente possiamo iniziare. Il mate per noi uruguayani è una tradizione, delle quelle più importanti. Lo usiamo quando siamo in riunione con amici, con la famiglia, per connettere tra di noi. Mattias, sei comodo? Perfetto, sì. Perché io mi stavo preoccupando, visto che ti chiamavano ad Empoli, se non mi sbaglio, il cammellone per le tue gambe lunghe, è vero? Sì, è vero, c'era anche il mister Marticello. Credo che è stato lui il primo che ha iniziato così, e poi c'era qualche compagno che aveva ascoltato questo e continuavano a ripeterlo. Tu hai origini molisane, però sei uruguaiano nel midollo, vero? Sì, vero. E hai degli antenati di Torella del Sannio, è questo il paese. E ricordo anche che il sindaco ti aveva mandato un messaggio, sì, te lo ricordi? Avevano, per andare là e conoscere un po' tutto, no? La gente, poi da dove provengono i miei parenti. Torniamo a parlare del mate, perché si può bere anche prima di una partita, Mattias? Sì, noi di solito quando partiamo dall'albergo con Mauro beviamo sempre. Anche per un po' di scaramanzia lo facciamo anche, però sì, lo facciamo sempre in pullman quando si va verso lo stadio. Marco Roberti invece scrive, insieme a Francesco Simonetti, che scrive: Vecino sa fare tutto. È vero? Sai fare tutto? Beh, cerco un po' sempre di adattarmi a ogni situazione, di quello che abbiamo bisogno, quando c'è da rincorrere, quando c'è da difendere. Ce la metto tutta, e quando dobbiamo giocare, dobbiamo creare qualcosa, faccio lo stesso anche. Quindi sì, mi considero un giocatore che sa fare un po' di tutto. Ecco, prima di entrare in campo tu hai qualche rito scaramantico, fai qualcosa di solito? Le abitudini che faccio sempre, nei parastinchi ho la foto della mia famiglia, quindi le do un bacio a ognuno di loro sul parastinco, e poi quando sono in campo, prima di iniziare proprio, do un bacio a qua, che c'è il nome di mio figlio e la firma di mio padre, che è l'altro braccio. E lì sono pronto per cominciare. Allora, questo è quello che pensano i tifosi. Chissà però cosa dicono i tuoi colleghi di te. Mati, querido, bueno, acá te quiero mandar un beso muy grande. Ya te saludé igual hace un tiempo. Me alegro que te esté yendo bien. Sabes que te tengo un aprecio muy grande. Tu in un'intervista hai detto che Luciano Spalletti insegna calcio. Perché? È perché ti insegna i movimenti che devi fare, ma non solo ti insegna, ti riesci a capire perché lo devi fare, a cosa serve l'azione che devi fare, o come migliorare il momento della squadra durante la partita. Com'è giocare a San Siro? È incredibile. Da padrone di casa, perché sì, tu l'hai vissuto da avversario. No, incredibile. Tutti noi da bambini sognavamo con giocare in un stadio così, con una maglia come la nostra, quindi cerco di non fermarmi, perché qui te lo devi meritare sempre, ogni giorno. Adesso però ci sono i calci di rigore di Drive Inter, e ti faccio sentire degli estratti di canzone, però secondo proviamo, me ce la puoi fare, proviamo, sei uno dai. Che piace la musica. Vediamo. Questa è La vita su un carnaval. Bravo, di? Celia Cruz. A proposito, come te la cavi tu con i calci di rigore, ma quelli reali? Ma ho calciato poco. Quello che ho calciato come pordenone credo sia stato
È il primo dopo 6 anni. Era ti sentivi un po' di responsabilità. Era un po' difficile, non potevo sbagliare. Eh no. Ma se sei abituato è bello, è una bella responsabilità. Grazie mille, sei stato molto simpatico e disponibile. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao.